Franco, cominciamo con qualche considerazione sul toro di quest'anno. Cena del Toro Club di Borgaro con Acqua e con Bovo, due giocatori importanti della rosa di quest'anno, purtroppo per i tifosi del Toro infortunati. Un Torino che è lì a metà, a cavallo di questa parte sinistra e destra della classifica, non ancora forse convinto fino in fondo. Tu come lo hai visto il Torino in queste partite di campionato? Beh, da come era iniziato il campionato è evidente che ci si aspettava qualcosa di straordinario. Figurati che dopo un mese dall'inizio del campionato ho sognato veramente che avremmo vinto lo scudetto, figurati. Forse perché sono i 40 anni dell'effettivo scudetto di molti anni fa. È evidente che c'è un attimo di delusione, c'è un attimo di appannamento, però arrivare a contestare e la squadra, e l'allenatore, e il presidente, mi sembra eccessivo, nel senso che bisogna sempre, secondo me, poi io esprimo il mio parere, avere il giusto equilibrio nella valutazione delle cose. E non c'è ambiente e mondo più spietato del calcio, quando appena si rompe un meccanismo siamo tutti pronti a criticare. Direi che aspettiamolo questo Torino, certamente sarà un'annata di passaggio, di transizione, non arriveremo a nulla, però voglio dire un campionato dignitoso lo possiamo fare, quindi aspettiamo gli eventi. Aspettiamo il derby di ritorno. Il derby di ritorno lo vinceremo senz'altro il derby di ritorno, e questa sarà una delle gioie di quest'anno. Per cui direi che non è il caso di essere così pessimisti, e quelli che fino a pochi mesi fa erano osannati adesso sono considerati brocchi oppure incapaci, credo che non sia neppure giusto, perché le cose vanno valutate sempre quando si chiudono e si tirano le somme. Gli obiettivi d'altra parte non erano straordinari già in partenza, avremmo potuto immaginare di arrivare a un tentativo di coppe ancora quest'anno, però non è che sia scritto che necessariamente il Toro possa tutti gli anni accedere a queste. Abbiamo una squadra in proiezione molto buona, secondo me, nel senso che i tanti giovani che sono stati innestati nella squadra hanno ancora un momentino di tempo per maturare, e se li teniamo tutti possiamo fare delle buone cose, magari tenendo anche Ciro Immobile con un sacrificio economico da parte del presidente. Sì, Ciro Immobile non so se è poi così convinto di restare come già aveva fatto. Se il presidente immagina di poter fare quest'altro, diciamo, sforzo, credo che sia una buona cosa, anche se devi restare al Toro se hai voglia di restare, quindi se ci sono già dei grilli per la testa, come mi pare già di aver capito, scusa, può darsi che sia meglio ipotizzare altre possibilità.